Dopo più di 10 anni a Battipaglia torna il Forum dei Giovani. Lorenzo Forlano con delega alle politiche giovanili, soprattutto improntata proprio sul Forum dei Giovani. Approvato il regolamento, come si andrà avanti? Sì, innanzitutto si accoglie con estremo piacere l'approvazione del nuovo regolamento del Forum dei Giovani da parte del Consiglio Comunale, avvenuto lo scorso lunedì. Dopo circa 10 anni dall'ultimo forum operativo, dopo 8 anni dalle ultime elezioni di un forum che poi non è mai partito, ritorna quindi a Battipaglia il Forum dei Giovani. Sembra quasi destino che nel 2022, quello che l'Unione Europea ha definito anno europeo dei giovani, a Battipaglia c'è un'attenzione importante verso le politiche giovanili con l'istituzione del nuovo Forum dei Giovani. Abbiamo lavorato ad un regolamento in simbiosi con due consiglieri comunali che ringrazio, Feliciana Latorre e Angela Ventriglia, delegata alle politiche giovanili, e l'assessore alle politiche sociali Francesca Giuliano. Il nuovo regolamento si rifà maggiormente a quello che è il kit che la Regione Campania fornisce a tutti i comuni per l'istituzione dei forum comunali. Un regolamento quindi che maggiormente rispecchia quelli che sono i canoni dettati dal kit regionale, è un regolamento di un forum che ha maggiori possibilità di partecipare a bandi ed ottenere finanziamenti per le attività del forum stesso. Come giovane, come ragazzo di questa città, è stato un onore per me partecipare a un'attività amministrativa importante per dare ai miei coetanei, sono uno di loro, dare ai miei coetanei uno strumento così importante di partecipazione per avvicinarli alla vita pubblica e alla vita politica della città. Un segnale che questa amministrazione della sindaca Cecilia Francese ha un'attenzione importante verso quelle che sono le istanze delle nuove generazioni e verso le politiche giovanili. Qual è il contributo che può dare, il contributo fattivo che può dare il Forum dei Giovani alla città? Il Forum dei Giovani ha innanzitutto un capitolo di spesa, un bilancio apposito per le proprie attività. Una parte viene fornita dal comune, ma poi ovviamente c'è la necessità di partecipare a bandi e di ottenere dei finanziamenti che provengono innanzitutto dalla Regione Campania, quindi che la Regione Campania dà ai forum comunali. Il contributo che può dare il Forum è quello di dare le linee guida in materia di politiche giovanili, un organo consultivo che, avendo una importante rappresentanza all'interno, parliamo di 19 componenti che vanno dai 16 ai 34 anni, quindi rispecchia maggiormente quella che è l'attività e quella che sono le fasce di età giovanili in città, quindi sicuramente avrà un importante attenzione e l'amministrazione ha dimostrato la volontà di ricevere e di accogliere tutte quelle che sono le istanze del mondo giovanile, e il forum sarà lo strumento adatto. C'è già una data o una previsione di data per quando La previsione è quella di andare al voto prima dell'estate, quando le scuole sono aperte, in modo tale da coinvolgere quanto più possibile anche gli studenti degli istituti scolastici della nostra città, che sono la fascia più grande di ragazzi che possono partecipare alle elezioni del forum. C'è stata una piccola polemica sull'età. Un'età che ha una forbice molto, molto larga. Sì, l'età sicuramente ricopre una vasta area di ragazzi, parliamo di 11.000 giovani battipagliesi, e va dai 16 ai 34, come ho detto prima. È stata l'età, viene indicata dall'Unione Europea, l'età europea dei giovani, quindi da parte nostra è stato possibile solo adattarsi a quelli che sono i diktat che ci vengono imposti. L'obiettivo in prima era quello di abbassare l'età del forum, ma poi abbiamo visto che alcuni comuni non hanno ricevuto dei finanziamenti perché i forum non erano in linea con quella che era l'età europea. Per questo abbiamo optato di mantenere questa età e semplicemente adattarci al kit regionale.